Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Kino e oggi, a grandissima, grandissima richiesta, vi porto i nuovi metodi per farmare. Perché dico i nuovi? Perché hanno cambiato un po' l'atteggiamento degli stranieri, quindi non avremo più il pugno che si tiene caricato sul percussore. Il percussore non è più il percussore. Il nuovo percussore, io ho trovato due valide, ottime alternative. Vi andrò subito a spiegare quali. La prima, ovviamente in cima, perché è quella che la preferisco per farmare al momento, è Jess Apripista, e vi spiego subito il perché. Jess Apripista incrementa i danni del piccone del 50%, se invece la vado a mettere come bonus, incrementa i danni del piccone del 17%, quindi io lo terrei proprio come primario per appunto avere i danni del piccone molto molto aumentati. Dopodiché aumenta la gittata di carica di materia, le ho messo così riusciamo a farmare un po' più lungo. Non mi interessa tanto farlo tanto spesso, anche se una carica in più probabilmente ci starebbe. Questo lo scegliete voi in base a come volete farmare, a come vi trovate. Io sono uno che farma durante le missioni, cioè non entro in missione per farmare, quindi probabilmente mi fa molto più utile la gittata di carica antimateria che una carica aggiuntiva. Perché vado in giro, spacco un po' qua, spacco un po' là. Non è che mi serve spaccare tutto di tutto, capite? Se mi serve spaccare tutto di tutto, allora andrei con una carica aggiuntiva. Ma non mi dilungo troppo. Aumenta l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con la carica antimateria del 28%, quindi abbiamo un ulteriore danno con la carica antimateria. Poi, traslazione fasica fornisce 30% di velocità di movimento per 30 secondi. Gli ho messo questa perché? Perché è quella che aveva prima il percussore. Se ci facevate caso, quando usavate la traslazione fasica, dopo un po' aumentava la sua velocità. Aumenta l'impatto di carica antimateria di 245% e aggiunge respinta, quindi con questa perk l'andremo un po' anche a rendere più utile verso gli zombie, ma non è finita qua. Le cariche massime di traslazione fasica aumentano di 1, quindi gli ho aggiunto 1 con lo straniero mitico, se vedete, Jess Scout Fasico. Dopodiché, pugno di ferro aumenta i danni di carica antimateria sui nemici del 75%. Qua va a vostro piacimento, per il momento ho messo questo, magari uscirà un bonus che incrementa il bottino, la probabilità del bottino doppio come era prima. Al momento non l'ho ancora trovata, al momento quella perk non l'ho ancora trovata, non so se c'è ancora, se l'ha rimossa, se l'aggiungeranno, purtroppo non si sa ancora tanto su questo nuovo sistema. Comunque, questa era la mia prima valida alternativa. Prima in cima, nel senso che è molto molto meglio farmare con lei, ve lo dico io perché l'ho già provata. E come secondo bonus per, scusate, come secondo equipaggiamento per farmare, io vi consiglio di usare Jess Archeologo. Se non avete la prepista, potete settare così. Ovviamente il lungo braccio della legge, vabbè, qua ci siamo, qua decidete voi. Pugno cinetico aumenta l'impatto di carica antimateria di 245% e aggiungere spinta. Aumenta i danni di carica antimateria. Lavoro, 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 eccolo qua, vedete? Incrementa i danni del piccone del 17%, quindi avremo il piccone un po' più debole di prima. È per quello che io voglio usare la prepista per farmare, perché è più percussore, diciamo, no? È più il percussore di prima. Traslazione fasica e le cariche massime di traslazione fasica aumentano di 1. Comunque sono tutte e due ottime valide alternative per farmare. Io vi faccio vedere in questa clip Jess Apripista, ve la voglio far vedere in azione. Non è che vi faccio vedere solo l'equipaggiamento, sennò andiamo in una bella missione al centro, che sia una città, raga, tipo una bella griglia radar, no? Allora, eccoci qua. Come ben sapete, per fare l'attacco del farming dello straniero dovete tenere in mano il piccone e premere col joystick L2. Con mouse e tastiera non lo so, perché ancora non ho aggiornato Fortnite sul computer, purtroppo non posso saperlo. Comunque, anche il Teddy per difenderci, magari potremmo sostituire una perk di impatto sul pugno energetico e aumentare un po' la gittata del Teddy, magari. Solo la gittata gli aumenterei, perché così mentre farmo riesco a lanciarlo e difendermi. Comunque lo ricarica in 40 secondi, in quei 40 secondi posso difendermi col pugno sismico oppure con addirittura scappare con la traslazione fasica. Comunque guardate quanto fa di danno il piccone. 875. Prima il percussore faceva... Non mi ricordo prima quanto faceva, raga. Cioè, mi sta venendo un dubbio. Vabbè, non lo so. Se non uguale, sicuramente meno.
non lo dico nel video perché poi so che magari qualcuno va a controllare e mi dice chi non hai sbagliato. E non mi ricordo, raga, sinceramente quanto faceva col piccone. A Montespago, dico. Comunque, vedete questo piccone 875. Io spacco tutto. Uso l'attacco alternativo. Ancora, perché si usa la stamina, ora non. Non serve più che ricarichiamo il pugno, appunto. Basta che abbiamo la stamina. A quanto ho capito, 35 di stamina costa fare un pugno. Quindi capite che con 100 di stamina sono, dai, 3 pugni. Perché nel frattempo che ne usi 2, uno ti si ricarica. Quindi sono 3 pugni, diciamo. E aggiungendo magari un po' di sprint all'energia, l'energia che consuma meno con l'attacco pesante, potete raggiungere degli ottimi, ottimi risultati. Io ho preferito questo setup perché così un po' ho un po' di tutto, un po' insomma il precursore di prima. Posso usare l'attacco alternativo anche per gli zombie, visto che ne ho così tanti. Almeno durante, prima della missione lo uso per farmare. Poi parte la missione, magari mi carica lo smasher, ci voglio provare. Però vedete, non è che faccia tantissimo, In questo caso io non ho il teddy, non ho quello, non ho l'altro, mi tocca usare l'overtorretta. E non so se avete notato, anche i lama ora non li potete più immagazzinare. Cioè, ora quando trovate il frammento di lama, ve lo fa direttamente esplodere. Dunque, raga, abbiamo un 875 di piccone. Io vi faccio vedere anche Jess Archeologo, così li paragonate voi stessi e vi fate una vostra idea. Ok, eccoci qua anche con Jess Archeologo. Voglio vedere, farvi vedere a voi. Ok, ora ho sul pezzo. Vedete, arriva a 710 confronto agli 875 di Jess Apripista, raga, Quindi è inutile dirlo, ma è molto molto meglio usare Jess Apripista se vogliamo andare a farmare col piccone. Però anche Jess Archeologo non è che mi dispiace tanto, Mi piace molto la skin. Speriamo che diano qualche utilizzo in più, insomma. Oh, lama ha stoppato lo smasher, raga. Chi l'avrebbe mai detto? Comunque, avete visto il lama? In pratica rimane lì un casino, raga. Guardate il tempo. Quella lì dovrebbe essere una clessidra immaginaria. Però. Sono troppo veloce ora, smasher. Mamma mia, però. Finalmente sono tornati anche gli smasher di natura, raga. Cacchio, che bello, che bello. Mi piace un casino a me questo gioco, mi piace veramente tanto. Comunque, io, raga, voglio sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Voglio sapere quali dei due preferite per farmare. Perché uno è molto specializzato con i danni del piccone, mentre lei in teoria dovrebbe avere più danni col pugno. Anche se con tutte le perche che gli ho messo all'altra, probabilmente fa più male l'altra. Comunque, io vi ringrazio a tutti quanti di aver guardato il video, raga. Vi ricordo che potete supportarmi gratuitamente come creatore. Basta inserire nell'item shop di Fortnite il nickname KinoTV, tutto attaccato, tutto maiuscolo, tutto minuscolo, è indifferente. Grazie mille, raga, di tutto il supporto, davvero. Io non avrei neanche mai immaginato di superare i 10.000 iscritti, di arrivare a tutto questo, e lo devo veramente soltanto grazie a voi. Settimana prossima faremo anche qualche live, così risponderò a molte delle vostre domande. Cercheremo di capire insieme i vostri equipaggiamenti, magari risponderò alle vostre domande, direi. Basta. Già rispondere alle vostre domande comunque mi sembra che vi aiuto a sistemarvi gli equipaggiamenti. Poi magari giveremo anche qualcosa, faremo qualche minigioco oppure faremo missioni insieme. Adesso vedremo, ho messo la fibra quindi sono molto molto più tranquillo. Io, raga, vi ringrazio tutti quanti. Comunque, se avete visto, il venerdì parto con la sponsorizzazione di un sito che non vendono materiali, non vendono armi, non vendono trappole, vendono semplicemente giochi. Giochi, PSN card scontate tipo da 50 euro la trovate a 40 euro. Ma vabbè, io non sono il ragazzo, il classico ragazzo che vuole dirvi andate a spendere soldi lì utilizzando il codice KinoTV. No, non mi interessa, alla fine io lo faccio così. Però guardate che sono veramente scontati, se volete approfittarne, secondo me, per risparmiare qualche euro va più che bene. Sfortunatamente non ci sono tanti giochi della PS, ho visto, però durante il weekend è tutto scontatissimo. Blackout a tipo 20 euro, cioè GTA 5 a 15 euro, insomma potete trovare tantissime cose. Grazie raga di avermi seguito fino a qui, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!